Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Per il caso di oggi siamo nella città regina degli Stati Uniti, New York, e siamo nel 2013 perché vi racconterò l'assurdo caso di Kai l'autostoppista. Iniziamo. York, 13 maggio 2013. Joseph Galfi, un avvocato di 73 anni, non si presenta al lavoro. La sua segretaria prova a chiamarlo più volte, ma ogni telefonata viene deviata alla segreteria telefonica. Joseph, da tutti chiamato Joe, era conosciuto per la sua severissima puntualità, per cui era alquanto anomalo che lui non si fosse ancora presentato in ufficio quel giorno e né che avesse avvertito del ritardo. I colleghi si preoccupano immediatamente, d'altronde poteva essergli accaduto qualsiasi cosa. Joe vive da solo e non è più giovanissimo. I colleghi dunque decidono di chiamare il 911 e la polizia viene immediatamente inviata a casa di Joe, nel New Jersey, a Clark, al numero 46 di Starlight Drive. La polizia però non poteva immaginare che cosa avrebbe trovato a casa di Joseph. Gli agenti forzarono la porta ed entrarono in casa. Tutto inizialmente sembrava in ordine, non c'era nulla di anomalo, almeno finché non arrivarono in camera da letto, dove trovarono riverso sul pavimento il corpo senza vita di Joseph in una pozza del suo stesso sangue. Joe era nudo, indossava soltanto la biancheria intima e un paio di calzini. La casa di Joseph fu subito messa sotto sequestro per le dovute indagini. Chiaramente si trattava di un omicidio, d'altronde il cranio di Joe era fratturato in diverse parti ed era chiaro dunque che fosse morto a causa di un trauma da arma contundente. Ma le ferite erano anche sul resto del corpo, collo, braccia, torace, e il tutto confermava che Joe era stato brutalmente aggredito, anche con forti calci. Ad ogni modo, la scena del crimine era molto strana perché, cadavere a parte, tutto il resto della casa era in ordine, non c'erano segni di effrazione o lotta in nessun punto dell'abitazione. Dopo un'attenta analisi della casa di Joe, gli agenti vennero incuriositi da due piccoli pezzi di carta ritrovati su un tavolino di fianco al divano e messi sotto al PC portatile. Si trattava quasi di due scarabocchi, ma erano un numero di telefono e una mail, e di fianco c'era un nome: Lawrence Kai. Questa è una procedura molto comune in questo tipo di indagine. Se sulla scena del crimine si trova qualsiasi tipo di contatto, bisogna in qualche modo indagare su di esso e sentire quella persona per capire il legame che può avere con la vittima. Gli investigatori scrissero Lawrence Kai, questo nome, su Google e venne fuori un video YouTube pubblicato solo qualche settimana prima. Si trattava di un video girato dopo un incidente stradale in California e la persona intervistata era proprio questo Kai. Un uomo, in pratica, era rimasto schiacciato da un'auto, ma le circostanze erano alquanto strane. Vediamo il video. I'm one of the heroes. Yeah. Can we talk to you? Do you mind? What do you want to talk about? What happened today? Well, went straight out of Dogtown, skateboarding, surfing it up. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size, or anything, you're worthwhile. No one could ever take that away from you. Now, this stuff right here, I was driving and I was in the passenger side of this f***er's car, and he comes over on there. He was over by the recycling center. He says, oh, when I was in the Virgin Islands, 30 years old on a business trip, I
this 14-year-old. I was like, you what? He's like, I raped this 14-year-old. Starts crying, gives me a big hug. He's just like, 300-pound guy. I'm like, oh shit, you must be f***ed, man. Like, what's he talking about? I didn't take him seriously at first. Comes driving down this way. He's like, you know what? I come to realize I'm Jesus Christ and I can do anything I f***ing want to. And watch this, bam! And he smashed into this f***ing guy right there, pinned him in between that f***ing truck. And so I hop out, I look over, the guy's pinned there. I mean, like, freight train riders know this. Like, if you get pinned between something, do not f***ing move that shit, otherwise you bleed out. Like, motherfucker, I ran in, I grabbed the keys, he's f***ing sitting there like nothing even happened. And like, f***ing, like, man, if you started driving that car around again, man, there would have been a hell of a lot of bodies around here. F***ing, I hop on out, and so I grabbed the bag, I threw it over by that pole right there, and then f***ing buddy gets out, and these two women are trying to help him. He runs up and he grabs one of them, man. Like, a guy that big can snap a woman's neck like a pencil stick. So I f***ing ran up behind him with a hatchet, smash, smash, smash. Yeah. The lady said you saved her life. She was the one who got grabbed by that f***er. You know what? F*** is cool. That guy ain't. Shit. How'd you get in his car? How did you? I was hitchhiking. Well, good thing I was hitchhiking. Yeah, people say don't hitchhike. Well, this is what happens. At least I was here. So he did this on purpose? Dude, that guy was f***ing cooked out, man. Like, he's beyond howling. Like, I don't even see any breath in him. You know what I'm saying? Can I get your name and where you're from, if you don't mind? I'm Kai. Kai? Can I get spelling for you, buddy? Straight out of Dogtown. K-A-I. K-A-I. Do you have a last name? No, bro. I don't have anything. Questa intervista diventò davvero viralissima sul web. Si parlava di un incidente e questo ragazzo intervistato era super eccentrico e molto molto particolare. Secondo il suo racconto, Kai aveva fatto l'autostop per andare nella città di Fresno e un uomo di nome Jet McBride l'aveva fatto salire nella sua auto. Avevano fatto tutto sommato un bel viaggio, parlando molto e scambiandosi anche qualche canna. Cosa poteva andare storto? Secondo Kai, Jet aveva iniziato a confessargli un lato oscuro della sua vita, tra cui anche un'aggressione sessuale ad una ragazzina di 14 anni. Insomma, Kai si stava rendendo conto di essere in auto con un individuo potenzialmente molto pericoloso. Un individuo che da lì a poco iniziò ad avere una crisi psicotica e a sterzare compulsivamente l'auto dicendo di essere Gesù Cristo. Jet infine andò a sbattere contro un camioncino e travolse anche un uomo, un operaio, che stava lavorando per strada. Due donne poi si avvicinarono per aiutare questa persona a terra, ma a quel punto Kai vide Jet scendere dall'auto e letteralmente aggredire una delle due donne. Kai non ci vide più, decise di agire d'impulso, prendendo un'accetta e colpendo l'uomo alla testa per 3 volte dal lato del manico. Ma quando l'uomo si ribellò a lui, Kai decise di girare l'accetta dal lato della lama, ferendolo e riuscendolo a fermare. Il suo iconico smash, smash, smash diventò davvero viralissimo in tutta America. That beak can snap a woman's neck like a pencil stick. So I f***ing ran up behind him with a hatchet, smash, smash, smash. Yeah. The lady said you saved her life. Insomma, l'operato di Kai permise alla polizia di arrestare quest'uomo e di fermare i suoi atti violenti che avrebbero portato a gravissime conseguenze. Fu proprio in seguito all'arresto dell'uomo che Kai venne intervistato dalla TV locale, che poi postò il video su YouTube. Ma in tutto ciò, che cosa c'entrava Kai con la morte di Joseph Galfi? Sulla scena del crimine venne trovato un biglietto del treno con la data risalente al giorno prima dell'omicidio, ossia il 12 maggio 2013. Gli investigatori contattarono immediatamente la stazione ferroviaria che aveva rilasciato il ticket e chiese i filmati di videosorveglianza proprio dell'ora in cui il biglietto venne acquistato. Beh, ad acquistare questo biglietto era stato proprio lo stesso Joe, ma ad un certo punto del video si notava Joe parlare con un individuo entrato nell'inquadratura di spalle. I due poi si erano abbracciati e avevano lasciato la stazione assieme. L'individuo aveva i capelli lunghi e scompigliati e poi una bandana in testa. Insomma, ricordava in modo alquanto sorprendente proprio Kai. Ma ora le domande degli investigatori erano davvero moltissime. Come si erano conosciuti i due? Perché erano lì assieme? E perché Joseph era stato ucciso?
Bisognava dunque trovare Kai, il che era già impegnativo vista la sua natura vagabonda, e poi interrogarlo. Così le autorità decisero di rilasciare queste informazioni al pubblico in modo che chi lo vedesse potesse avvisare la polizia. Anche se con pochissime prove in mano, Kai era ricercato per omicidio e il tutto era completamente in contrasto con le sue azioni eroiche di qualche settimana prima. Tra l'altro, aveva da pochissimo testimoniato al processo contro l'uomo dell'incidente, Jet McBride. With no hatchet in hand this time, the man known as Kai took the stand, but not before causing a few observers to chuckle. Just a moment. Listen to the clerk as she states the oath to you so that you can respond to it, and you only need one hand up, the right hand. During his 2 hours of testimony, Kai explained in more detail the events leading up to the crash, including how he and Jet McBride stopped in the Tower District to buy and smoke marijuana. Kai then testified that just before the crash, McBride proudly told him about raping a 14-year-old girl. He's like, well, I've come to realize I'm Jesus Christ and I can get away with anything I want to. Watch this. And I look up and there's a whole crew of construction people in front of me, and that most of them jumped aside, one dude got pinned underneath. While PG&E worker Rayshawn Neely was pinned, Kai says McBride then turned on several people who tried to help. He's still holding on her, so I smashed him again, and he's still holding on her hair. I was like, hands here, bud. I smashed him real good and hard. Rayshawn Neely then talked about the pain he has been living in since that day. Then in a surprise move, as Neely wheeled out of the courtroom, McBride apologized. Anche in questo caso Kai raccontò di quanto si fosse accorto durante il viaggio in auto della natura malvagia dell'uomo, che addirittura gli aveva raccontato di aver violentato una ragazzina. Insomma, Kai era ormai diventato un eroe per tutti. Grazie a lui si era evitato una strage, era stato salvato un uomo e anche una donna. Tant'è che venne soprannominato da tutti Kai the Hitchhiker, Kai l'autostoppista. Tuttavia, nessuno sapeva che dietro questo giovane ragazzo apparentemente così semplice, gentile, altruista, si nascondeva in realtà un uomo disfunzionale che spesso abusava di alcol e droga. Kai era ormai una sorta di star. Era stato invitato anche in uno show televisivo condotto da Jimmy Kimmel. Ma più le apparizioni pubbliche e mediatiche crescevano e più tutti si potevano rendere conto di quanto in realtà il suo comportamento fosse imprevedibile, impulsivo e instabile. Nonostante ciò, tutti però volevano una foto con Kai. Il ragazzo in un certo senso stava vivendo una sorta di sfarzo hollywoodiano. Un giorno addirittura Kai si era messo ad urinare sull'Hollywood Boulevard, il famoso viale con tutte le stelle dei maggiori artisti del cinema. Quando era stato poi riportato in hotel dalle guardie di sicurezza, non perse tempo per scolarsi un'intera bottiglia di Jack Daniels. Un suo supervisore, vedendo il suo comportamento antisociale, gli offrì anche la possibilità di stare a casa sua prima di partecipare a questa intervista con Jimmy Kimmel, in modo che ritrovasse un po' di equilibrio. Ma nulla. Una volta arrivato nello studio televisivo, si mise ad urinare anche lì. Ad ogni modo, le interviste di quel periodo gli portarono diversi guadagni, anche se dopo riprese la sua vita da nomade, o perlomeno per qualche mese, fino a che non divenne il principale sospettato per la morte dell'avvocato Joseph Galfi. Ad ogni modo, 3 giorni dopo l'omicidio di Joe, Kai venne trovato dalla polizia e arrestato mentre stava salendo su un autobus a Filadelfia. Iniziò a quel punto l'interrogatorio di Kai, che sembrava estremamente disponibile a raccontare cosa fosse accaduto senza negare di conoscere Joseph. Secondo i suoi racconti, loro due si erano incontrati a New York, precisamente ad una fermata di autobus a Times Square. Joseph si era avvicinato a lui per chiedergli dove fosse diretto. Kai gli aveva risposto in New Jersey e così l'avvocato si era proposto di accompagnarlo gratuitamente, visto che viveva lì, dandogli un passaggio e offrendogli anche un posto dove dormire quella notte. Kai era un senza tetto, per cui decise subito di accettare la proposta.
Kai disse anche che una volta raggiunta a casa di Joe, i due avevano iniziato a bere diverse bottiglie di birra e vino e poi erano andati a dormire. La mattina dopo Joe gli aveva preparato la colazione e poi era andato a comprargli anche un biglietto del treno per permettere a Kai di andare a trovare degli amici che abitavano non lontano da lì. Qui i due erano stati catturati dal video delle telecamere di sorveglianza della stazione. Poi Joe aveva dato il suo numero a Kai dicendogli che se avesse avuto bisogno ancora di un posto dove dormire poteva chiamarlo, cosa che Kai fece proprio la notte successiva. Sempre secondo Kai, quella sera, quando lui era tornato a casa di Joe, l'uomo gli aveva preparato degli hamburger e diversi drink. Una volta consumato il tutto, però, Kai disse di aver visto Joe che si avvicinava a lui e che iniziava a togliergli i pantaloni. E a quel punto Kai, per difendersi, iniziò a picchiarlo, ma in breve tempo perse i sensi. Kai però non si ricordava bene che cosa fosse accaduto una volta poi che si era risvegliato. Aveva soltanto questo lontano ricordo di lui che usciva di casa e andava in una tavola calda, ma non ricordava nient'altro di Joseph, né tantomeno di averlo ucciso. Nonostante questa versione, era palese per le autorità che Kai avesse ucciso Joseph, a prescindere dalla motivazione. Il processo contro Lawrence Kai arrivò però ben 5 anni dopo l'omicidio di Joseph Galfi. In questo lungo periodo Kai cercò di togliersi la vita diverse volte, spesso era finito in ospedale con ferite profonde che si era autoinflitto. Nell'aprile 2019 iniziò finalmente il processo. Kai in aula rimase sempre in silenzio. La difesa sostenne che l'incidente era stato un atto di legittima difesa, affermando che il signor Joseph Galfi aveva sfruttato le vulnerabilità e le dipendenze di Kai. In realtà, sia l'autopsia che la scena del crimine descrivevano un attacco di rabbia sfrenata piuttosto che un atto di difesa. Oltretutto, Kai accusò sia l'attacco che la difesa di corruzione, in quanto il signor Galfi era un avvocato di spicco di New York e secondo lui tutti cercavano a prescindere di difenderlo. Effettivamente lui si difendeva su un dettaglio abbastanza importante. Perché, secondo i test, nel corpo di Kai era presente traccia di droga per stupro, mentre non era presente la stessa sostanza nel corpo di Joe? Forse la versione di Kai non era così falsa. Lawrence Kai venne condannato a 57 anni di reclusione per l'omicidio di Joseph Galfi. Questo caso è davvero particolare, nessuno saprà mai cosa sia veramente accaduto quella notte. Joseph era un professionista di tutto rispetto, quello è sicuro, ma molti suoi amici dissero che spesso passava le notti con diversi uomini che invitava a casa sua, per cui non si può escludere che ci abbia provato anche con Kai e che magari abbia provato a stordirlo per aver rapporti sessuali con lui. Questo chiaramente non giustifica la reazione di Kai e la sua ferocia nell'ucciderlo. Magari entrambi erano consenzienti, ma Kai aveva bevuto troppo ed essendo un individuo molto impulsivo ed instabile, aveva magari avuto questa reazione violenta. Insomma, nessuno potrà mai saperlo. Nonostante i numerosi appelli richiesti e gli sforzi per ribaltare la sentenza, la condanna di Lawrence Kai rimane la medesima. Dovrà infatti passare l'intera vita dietro le sbarre. Tuttavia, Kai mantiene un notevole seguito online e riceve ancora donazioni, lettere e regali dai sostenitori. Da quando è in carcere, poi, si dedica molto alla sua forma fisica e aggiorna costantemente ancora il suo canale YouTube per far valere la propria innocenza. Il canale si chiama Kai the Hitchhiker e ha quasi 7.000 iscritti. Thank you.
L'assurdo caso di Kai, l'autostoppista, termina qui. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo caso e alla prossima puntata di Real Crime.